Ragazzi, buonasera. Comunque, appena ho finito di vedere Buzz Lightyear, penso che è un film molto divertente, mi è piaciuto. E riferimenti e accessori, forse ce ne sono di meno. C'è la frase solita del nostro amico Buzz, però nel contesto può essere un film molto molto bello. E arriverà una recensione, penso, questi giorni, va bene? Noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Voglio bene sempre 3000. Io vi osservo come il grande Tony Stark. Ragazzi, prima di iniziare questo video ringrazio sempre il mio amico Maro Lepore, ovvero ItaliNerd, che mi aiuta sempre con le locandine, con i montaggi e tutto. Io vi lascio dopo il link in descrizione, se volete iscrivervi anche al suo canale, commentare, siete liberi di farlo. Ragazzi, benvenuti in una recensione di Iron Nerd 96. Oggi, dopo la live di Obi-Wan Kenobi e dopo la live di Miss Marvel, vi parlerò del film del 26° cortometraggio in casa Pixar diretto da McLean di Lightyear, ovvero la vera storia di Buzz. Posso dire che questo film di animazione ha caratterizzato per me la mia infanzia insieme a Toy Story, perché il personaggio di Buzz Lightyear nei quattro film di Toy Story è un personaggio unico, un personaggio che ha sempre detto la sua parte e che per me è stato essenziale durante l'arco della narrazione. Posso dire che questo registorin dedicato al nostro amico Buzz è un registorin molto molto bello e molto interessante, perché ti porta in luce prima di tutto lo Space Ranger, ovvero cosa significa essere Space Ranger e relativa, diciamo, relazione tra Buzz e il suo comandante Atmor, che viaggiando nel tempo diventa, diciamo, più anziano e lui cerca di ritornare indietro nel tempo per portare tutto all'umanità. E questa cosa, diciamo, l'ho apprezzata veramente, veramente tanto. Il villain di questa pellicola è Zuko, che vediamo in Toy Story, che però è totalmente diverso e messo in un contesto differente. Posso dire che questo film è molto, molto divertente, oltre che molto tecnico, dove la fotografia e le parti animate sono veramente, veramente ben dirette e strutturate. Posso dire che fra tutti i personaggi secondari, quello che più apprezzato è stato il gatto Socks, che è veramente un personaggio veramente bello, perché riesce sempre a tenere la battuta pronta e anche nei momenti, diciamo, fra virgolette, tristi, riesce sempre a farti fare un sorriso. Posso dire che questo film di Buzz Lightyear lo aspettavo veramente tanto, perché dopo i film di Top Gun e Doctor Strange, forse era il film che era quando la Pixar l'annunciò e mostrò il primo trailer, era quello là che avevo più hype e volevo assolutamente vederlo. Posso dire che dura 1 ora e 45, un'ora e 45 di divertimento, ti intrattiene, non è niente, ci sono sempre delle parti in movimento, delle parti d'azione che vanno dal primo minuto fino alla fine del film. Posso dire che questo film a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Certo, non è ai livelli di film usciti solo su Disney Plus per la pandemia, come Soul, Red, che hanno altri significati che vogliono smettere, ma qui il significato è banale. Però, secondo me, anche questo significato e la morale di questo film deve far capire tantissime cose. Diciamo che rivedere ormai vecchi nel tempo, nei film moderni dopo Endgame, sono oppure le citazioni ai film di Star Wars come Gli Scudi oppure Guerre Stellari, fanno parte ormai della cultura del mondo del cinema, perché sono film talmente, talmente importanti che è sempre bene citarli anche in altri prodotti o in prodotti simili. Posso dire che il film mi è piaciuto, le azioni si susseguono in maniera molto molto rapida e posso dire che non mi ha mai annoiato, anzi mi intrattiene e mi diverte dal primo all'ultimo minuto. Posso dire che questo film di Buzz non è il Buzz, non trovate il Buzz che avete visto in Toy Story come giocattolo, ma qui viene raccontato l'origine storia dell'uomo, ovvero del personaggio di ciò che ha fatto prima di, diciamo, praticamente atterrare sulla Terra. Diciamo che in questa pellicola ci sono ben tre scene finali, quindi mi raccomando, non scappate dalla sedia, ma rimanete in sala, perché sono tre scene molto molto golose che, per non vi spoilerò, ma che riguardano i personaggi principali. Posso dire che questo film è un film che a me mi ha emozionato, perché quando senti e vedi il nome di Buzz Lightyear, subito il mio cuore va a Toy Story.
una quadrilogia che ha fatto la storia e che ancora oggi, rivedendolo, riesce a suscitarti e farti tornare, tra virgolette, in un buon mondo fanciullesco, in un buon mondo bambinesco, che è sempre, sempre buono, perché questi film devono lo scopo di intrattenerti, di farti sorridere, e Buzz Lightyear l'ha sempre fatto, dal primo fino all'ultimo. Posso dire che questo film, dopo Top Gun e dopo praticamente Doctor Strange, era quello là che avevo più aspettative. E diciamo che la Pixar in casa Disney non hanno fallito, perché riescono, dura poco, sì, forse dura poco, però la durata è compensata tutto ciò che anche la narrazione non divaga, ma è sempre sul pezzo. Quindi, che altro dire, questo film a me mi è piaciuto veramente tanto. Io, come sempre, vi invito di iscrivervi al canale, di lasciare un commento e di mettere like, e non sottovalutate, e vi consiglio di andarlo a vedere. Non sottovalutate questo film, perché non è un blockbuster, ma è un film che secondo me va visto e rivisto. Io, come sempre, vi aspetto sempre sul canale. Ormai siamo diventati più di 1000 la cosa, mi rende orgoglioso di ciò che faccio, perché lo scopo del canale è quello di divertire me, ma anche intrattenervi e divertire voi. Noi, come sempre, ci vediamo in prossimi video, in prossime live, dove parleremo e tratteremo argomenti che stanno uscendo, come ben vedete, sul canale. Io vi invito ad iscrivervi, a lasciare un commento, e come dice Buzz, noi ci vediamo verso l'infinito e oltre. Vi voglio bene, 3000. Ciao ragazzi!